Quatta e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo ed ultimo episodio su Child of Light. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo finale che andremo a vedere fra poco, speriamo. Dico speriamo perché quello che ci attende adesso ragazzi è una temibile boss fight con Umbra. Quindi la nostra acerrima nemica sta per mostrarsi nella sua forma finale. Effettivamente già l'abbiamo vista la volta scorsa, ma poco importa ragazzi, è arrivato il momento di combattere per Lemuria. Andiamo, ci siamo ragazzi, la ultima boss fight di questo gioco ha inizio. Ovviamente i nostri nemici sono nemici di oscurità, per cui dovremo utilizzare Aurora a tutti i costi. Io spero di poter riuscire a rallentarli effettivamente, cosa che dubito un po' perché questo attacco purtroppo richiede tanto tempo. Per cui intanto scambierò Angus con Aurora. Anzi, forse aspetterò il prossimo turno perché mi sa che stiamo per subire abbastanza danni. E la povera Aurora, insomma, non credo che potrebbe sopportare molto la cosa. Allora, raga, dobbiamo riuscire a rallentarli prima di tutto, assolutamente. Vediamo se riusciamo a far sì che... Ecco, niente. Ovviamente ha colpito lui. Porca miseria! Lo devo rallentare! Che cavolo! Niente, provo a fare un cambio. Ovviamente, ragazzi, ogni colpo che va a segno mi interrompe i miei personaggi. Purtroppo è così. Ovviamente sì. Cioè così e diventa praticamente impossibile però. Porca miseria. Almeno uno sono riuscito a rallentarlo. Il povero Angus sta per abbandonarci già. Rubella è la più veloce. Mi sa che abbiamo bisogno di lei a tutti i costi ragazzi. Ovviamente i nostri colpi non vanno a segno, per cui non rallentano i nostri nemici. La vedo dura. Devo riuscire almeno intanto a cercare di rallentarli, perché se no così non andiamo da nessuna parte ragazzi. Ok, almeno un altro è stato rallentato. Sai che non ci resta che difenderci. La povera Jen sta per abbandonarci ragazzi. Ovviamente ha colpito lui, ovvio, non poteva colpire Rubella che si stava difendendo, ovviamente no. Allora, ok, sono riuscita almeno a... Ok, ce l'abbiamo fatta. Il nostro intento di rallentarli tutti almeno è servito a qualcosa. Allora, ho bisogno di Aurora assolutamente in campo. Non so se usare luce di stelle più o se colpirli singolarmente, ragazzi, non lo so. Ovvio. Porca miseriaccia. Porca miseriaccia. Se vanno comunque così veloci, ragazzi, mi sa che mi conviene colpirli singolarmente, perché sennò qua la vedo difficile. Bella mi serve per la cura, raga. Ecco, il drago, vedete ragazzi, già è diventato più veloce. Ovviamente. L'effetto del rallentamento non dura poi così tanto. Che palle, raga, che palle davvero, che palle. Curiamo la piccola Aurora. Non c'è molto da fare, se no... Madre mia, ovviamente daranno tutti addosso a Rubella che non si sta difendendo ancora. Proviamo così.
Sarà una dura battaglia, ragazzi. Una dura e lunga battaglia. Il problema è che adesso hanno recuperato tutti la loro velocità. Vorrei provare a dare, ragazzi, l'effetto di inarrestabile ad Aurora per vedere se serve a qualcosa effettivamente. Un po' di dubbi. Però intanto è sempre qualcosa. Ok. Arretramento, ovvio. Ai ai ai. Rubella, salvaci tu per favore. Madre mia. Ok, si sta curando da sola. Per fortuna ogni tanto sta cosa funziona. Io vorrei tentare con Robert a provare a rallentarli tutti, però ci provo, ragazzi. Provo anche raggio di luce. Non so se Robert farà in tempo. Maledizione. Ecco. Vabbè. In tempo perché il nemico ha colpito Aurora e non lo so. Ok, perfetto. Almeno. Ecco, Robert ci sta per abbandonare. Rubella, per favore, entra in campo tu. Ok, uno dei nemici sembrerebbe essere già in difficoltà, ragazzi. Non so sinceramente come comportarmi. Proviamo con colpo più. Ok, ma niente da fare. Ok. Ai ai ai. Che problema. Non è che gli toglie poi chissà quanto, ragazzi, eh? Diciamocelo. Mi serve assolutamente un tonico. Ok, perché sennò è la fine. Se ci tolgono Rubella, ragazzi, è la fine. Ai ai ai. Andiamo avanti con raggio di luce che magari è più efficace. Curiamo la piccola Aurora. Ok, raga. Uno sembrerebbe essere andato. Io mi auguro che il drago Umbra non sia capace di riportarlo in vita. Cosa di cui dubito, perché di sicuro ne sarà capace. Difendiamoci. Okay, è andata giù di concentrazione. Direi di colpirli. Magari riusciamo a interromperli. Sì, sto cavolo. Sogna pure giocherina. Prendiamo un po' di pallette. Dobbiamo iniziare a dargli addosso, ragazzi, al drago, mi sa. Mi sa che sì. Niente, ha fatto in tempo. Cioè, per un pelo di culo! È questo che mi fa incavolare, porca miseria. Ok, almeno ho avuto sedere stavolta, sono riuscita. Aia. Ah, aumento danni, a posto. Era quello che ci serviva proprio, eh. Era proprio quello che ci serviva. Dovrei provare a rallentarli di nuovo, ma continuano ad aumentarsi i danni qua. E cominciamo a stare proprio nella cosiddetta merda, però così, eh. Ok. Arretramento. Il drago è pericoloso. Siamo riusciti a interromperlo. Per fortuna, intanto continua ad aumentarsi i danni. E questo potrebbe essere un grosso, grossissimo problema. Ok. Piccola Aurora, però raga, non è che sta molto proprio bene. Aia. Non so se intervenire con la cura. Mi servirebbe, ragazzi, Robert. Cioè, aspettate, Jen magari comunque posso utilizzare. Non ce l'ha, insomma, non c'è il colpo rallentante su tutti, però magari intanto posso fare così. Vai, sì. Ma che livello vuoi arrivare, figlia mia? No, dimmelo, perché... Oh, merda. Non abbiamo più magia, ragazzi. Mi sa che ci tocca difenderci per adesso. Abbiamo fatto bene, per fortuna. Ci tocca difenderci di nuovo. Meglio andare avanti così, perché sennò... Ok. Almeno riuscirò a rallentare anche l'altro gufo, ragazzi. Però qua ci serve magia. Potente pozione magica.
Ok. Tu rallenta un po'. Ok, siamo riusciti a interromperli per fortuna, però sono ancora più veloci di noi. Ci serve Rubella a questo punto. Rimandiamola in campo. Non ho fatto il tempo, ovviamente, col colpo più. Niente da fare. Merda. Oh, merda, ragazzi. Merda, miseriaccia, lurida. Ecco. Rubella comunque. Ok, mi deve servire Rubella. Per forza con la cura, perché se no siamo nella cosiddetta merda. Perché il drago, ragazzi, si sta aumentando i danni ancora. Non so, l'armatura o quello che è, però è un problema. È un problema. Aia, la concetto armana. Merda, il drago ha recuperato la sua velocità, ragazzi. Ah, mannaggia la miseria. Mannaggia. Difendiamoci. Ecco. Ok, si è curata da sola, almeno un minimo, per fortuna. Direi di curare Rubella e non rischiare. Tanto proviamo a rallentare sto maledetto gufo prima che Aurora attacchi. Ok, almeno riusciamo in questo. Madre mia, devo andare giù di colpo su questo, per forza. Ok, sperando di interromperlo. Hanno recuperato tutti, ragazzi, la loro velocità. Attenzione. Già, ragazzi, sto, vi giuro, morendo dall'ansia, tipo. Non so se dubito che il drago riusciremo a interromperlo. Vado giù di difesa, almeno con lei. Per fortuna. Per una volta ho fatto una scelta saggia. Ho fatto in tempo a colpirlo e a interromperlo. Avanti così, devo fare fuori questo qua, ragazzi. E poi ci concentriamo solamente sul drago, sperando, per fortuna, che lei non possa riportare in vita i suoi scagnozzi. Speriamo. Curiamo Aurora, che è quello che più ci interessa adesso. Andiamo giù di raggio di luce. Cerchiamo di rallentarlo con l'Ucciolino, per quanto così. Merda, ero lì con l'Ucciolino. Niente, cerchiamo di difenderci. Anche se sono sicura che appunto colpirà Aurora. Era ovvio. Ovvio proprio come non lo so che. Andiamo ancora giù di raggio di luce, sperando stavolta di rallentare. Direi, ragazzi, che è il caso di riusare Jen per rallentarlo, perché non è possibile. Intanto continuiamo a colpirlo. Jen adesso lo rallenterà, aumenta i danni, continua ad aumentarsi i danni. Intanto l'abbiamo rallentata. Ok, qua ci serve Rubella, di nuovo. Direi di usare un colpo, in questo caso. Cerchiamo di rallentarlo, ragazzi. Ah, che l'avevo interrotto, perfetto. Vai, vai Aurora, vai Aurora. Devo cercare di colpirla il più possibile, interromperla il più possibile. Avanti così, forza. Siamo sulla giusta strada, ragazzi. Raggio di luce, non posso usarlo, porca vacca. Allora usiamo luce di stelle. Non avevamo abbastanza punti magia. Ok. Rubella, ci serve una potente pozione magica qui. Forza e coraggio, il drago riuscirà comunque, ovviamente, a colpirmi prima. Proviamo a difenderci nel dubbio, perché non si sa mai. Ok, non c'è pozione. Niente di che. Continuiamo a dargli addosso. Così. Raggio di luce. Ok, perché ha recuperato già la sua velocità, ragazzi. Non so se abbiamo notato la cosa, ma ha già recuperato la sua velocità. Questo potrebbe essere un grosso problema. Mi serve di nuovo Jen. Se tutto va bene, riusciremo a rallentarla di nuovo. Almeno mi auguro. Ok. Per fortuna sì. Forza così. Forza così, ragazze. Dai. Dai, con raggio di luce. Ce l'abbiamo fatta, raga! Woo! Sì!
una casa, questo soltanto. Un posto qualunque, non chiedevo poi tanto. Nel bene e nel male, con gli altri viviamo. Nel mondo, soli noi siamo. Oddio, il duca è spirato. La terra dell'acqua è tutta inondata. Le genti su cinque colline lamentano la fine da tempo annunciata. È morto, no! Già so che mi sa che starò di merda, ragazzi. Vi chiedo chi vuole venire con me. Ma scherzi, io vengo sicuramente. Credo sia meglio se insieme noi andiamo. Ma certo, sarà divertente. Per il mio onore, or dunque, entriamo. Balziamo nello scontro. Facci pure conto. Nel fango per lo specchio dobbiamo passare. La gente dalle acque dobbiamo liberare. Sei tu che echeggiarono nel giorno di Pasqua. Le speranze sembravano perse. La gente tremava su cinque colline, che erano quasi del tutto sommerse. Le acque gelate salivano veloci. La sorte di tutti pareva segnata. Ma Aurora tornò a nuova vita, da strane creature accompagnata. D'un tratto gli amici si separarono. E dopo mezz'ora solamente, Aurora e i suoi compagni condussero alla torre del castello tutta la gente. Entrarono in una stanza vuota, dall'acqua sempre più insidiati. Nessuna speranza di non affogare. Tutti credevano d'essere spacciati. Ma Aurora sicura sorrise. Tutti cercavano smarriti rifugio. Ma lei li condusse a uno specchio ed entrarono senza alcun indugio. Da quel giorno in avanti in Austria, un solo isolotto era scampato. Il mio popolo era in salvo a Lemuria. Il futuro era ormai assicurato. E Lemuria di nuovo fiorì, con noi tutti uniti a regnare. Presto a te toccherà, principessa, partire ed il mondo esplorare. Ora, mia piccola, il fuoco si è spento. Buia è la notte e lungi dal finire. Chiudi i tuoi occhi, abbandona la veglia. È tempo oramai di dormire. Stava tipo raccontando una storia della buonanotte. Allora, raga, sicuro avrò dovuto togliere l'audio perché c'è una canzone che molto probabilmente sarebbe coperta da copyright, maledizione. Che dire, ragazzi, su Child of Light. Sono davvero, davvero contenta di aver potuto giocare questa piccola perla, perché è questo quello che è, ragazzi, è una piccola perla. È un gioco che molto probabilmente la maggior parte dei videogiocatori non giocherebbe perché, non so, per il suo stile di gioco, per il suo gameplay, comunque i combattimenti a turni non piacciono a tutti e comunque probabilmente il gioco così com'è forse non potrebbe attirare l'attenzione dei più. E forse è questo che lo rende così speciale, probabilmente, perché raga, veramente, il finale è stato più semplice di quello che mi aspettassi, effettivamente, devo essere sincera, ma questo non significa che è un punto a suo sfavore. Perché è stato, cioè raga, è stata veramente una poesia sto gioco. Penso di poterlo definire così, una poesia pura. E non perché i dialoghi sono in rima, che anche quella secondo me è una genialata assoluta, ragazzi. Un aspetto in più che rende assolutamente unico questo gioco. Allora, a parte visivamente parlando, ragazzi, è bellissimo. Davvero bellissimo, cioè non ci sono tante parole da spendere su questo gioco se non che nella sua interezza questa piccola perla è meravigliosa. Visivamente lo abbiamo visto, ragazzi, i suoi colori, le sue ambientazioni, quei disegni, quei momenti in cui la storia viene narrata, ragazzi, su quelle vetrate, cioè è veramente bellissimo da vedere. Dal punto di vista sonoro anche, raga, che dire, non posso assolutamente dire nulla se non che è stato meraviglioso, anche dal punto di vista sonoro, tutto, raga, le musiche di circostanza, cioè veramente bellissimo. Io continuo a dire che non posso spendere tante altre parole su questo gioco perché
Sono sicura che mi ripeterei terribilmente. Il gameplay è semplice, comunque abbiamo visto. Si tratta comunque di un gioco effettivamente a scorrimento laterale, tipo Ori and the Blind Forest. Ma questo non lo rende meno bello, ragazzi. Anzi, comunque, sono questi piccoli giochi che cercano di conservare quel loro stile unico e irripetibile. E proprio quello stile che li rende così meravigliosi, secondo me. E quindi il gameplay è semplice di per sé. Ci troviamo di fronte a battaglie a turni che, ripeto, appunto, magari non possono acchiappare tutti, però chi se frega. Effettivamente, diciamo che inizialmente ero rimasta un pochettino scettica sulle battaglie a turni, perché anche io magari mi faccio frenare dal fatto che non c'è l'immediatezza che c'è magari in altri giochi. Però, essendo arrivata alla fine, raga, posso dire di essermi ricreduta, perché non bisogna assolutamente fermarsi ai primi aspetti che si vedono in un gioco, perché magari per il fatto che ci sono battaglie a turni, se l'avessi giocato per conto mio, probabilmente per questo fatto qui avrei potuto anche abbandonarlo, e questo è un gran peccato, ragazzi. Per questo dico, non dobbiamo fermarci alle prime cose che vediamo di un gioco, perché magari potrebbero nascondere tanti e unici aspetti che invece potrebbero piacerci, cosa che appunto c'è in Child of Light, ragazzi. Mi sento di dare a questo gioco, io dico sempre, non do un 10, ragazzi, per non sembrare, che ne so, esagerata, per cui gli do un 9, ma secondo me se lo merita tutto, perché è stato bellissimo. Anche la storia, comunque, ci sono stati, nonostante, ragazzi, non ci siano filmati nel gioco, quindi che potrebbero far sì che il giocatore senta ancora più coinvolto, nonostante questo, ragazzi, il gioco è stato capacissimo di coinvolgermi. Ci ricordiamo il momento dell'addio fra Aurora e gli altri compagni, gli altri suoi amici, e ci ricordiamo, ragazzi, che io mi sono messa a piangere, perché nonostante, appunto, vi ripeto, non ci siano filmati, non ci siano modi particolari per far sì che il giocatore senta coinvolto, il gioco riesce a coinvolgerti comunque. Io perlomeno, ragazzi, sono riuscita a sentirmi parte della squadra che portavamo avanti nel gioco, quindi li sentivo come se fossero miei amici. Non so, forse è stata solo una sensazione mia, non so. Sapete che di solito io cerco sempre di comunque immedesimarmi in quello che gioco, e questo gioco, nonostante tutto, nonostante ci fossero soltanto immagini dei personaggi, nonostante ci fossero solo dialoghi scritti, e nonostante questi fossero scritti in rima, che comunque, ripeto, genialata, io mi sono sentita molto parte della storia, molto parte del gioco stesso. Sì, è stato veramente meraviglioso. Io ringrazio ancora Elisa per aver insistito nel farmi giocare questo gioco, perché se non l'avessi giocato probabilmente mi sarei persa questa piccola perla, che merita, secondo me, assolutamente di essere giocata. Attenzione, perché ho premuto cerchio, ragazzi, per magari mandare avanti i titoli di coda, ed sono spuntati loro due. Ora il mio cuore prenderà a lacrimare. Ma lei è una regina degna di regnare. Però si è scordata di parlare con te. Ha cose più urgenti da fare per sé. Proteggi Lemuria. Addio, mia regina, cara Aurora. Eccoci qua, siamo di nuovo in game, ragazzi. E parlando della rigiocabilità, allora, io me l'ho scordata pure di assegnare punti abilità ai miei personaggi. Rigiocabilità? Assolutamente sì, ragazzi. C'è la possibilità di continuare ad esplorare il mondo di gioco, e questa, secondo me, è una cosa anch'essa molto positiva, perché appunto permette comunque al giocatore di continuare ad esplorare il mondo, di continuare magari a portare a termine missioni. Quindi, che dire, raga, io ho espresso tutto il mio più grande apprezzamento per questa piccola perla. Ci tengo a sapere voi che cosa ne pensate. Questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione, e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.